Sogno spesso Piero è la persona in assoluto che sogno. Per un periodo anche mi permettevo di mandargli via sms il risultato dei sogni. Probabilmente l'ho sempre identificato con un periodo molto bello per la giovinezza e con le prime esperienze musicali di un certo peso. E poi magari matrice inconscio, forse nel caso di analizzare poi. Una volta però mi ha sognato anche lui, mi ha raccontato il sogno, io ho provato a spiegarglielo e abbiamo detto, vabbè, può darsi. Com'era il sogno? Vedi, non mi ricordo nemmeno. Perché te entravi in un salotto dove c'erano un sacco di dischi, e poi non mi ricordo altro. Si faceva un'intervista con delle telecamere davanti. Può darsi. Sogno premonitore. Esatto. È stato, come vedi, si è ripetuto. Non esattamente tra queste mura, ma in una versione di questo negozio un po' più distante da qui, che ci siamo conosciuti alla fine degli anni 70, due giovani punk rockers. Gli unici. Direi, penso a Firenze, perlomeno. Sì, insomma, eravamo una tribù abbastanza sparpagliata in realtà. Ai nostri tempi, appunto fine anni 70, il negozio di dischi era una sorta un po' di... aveva una funzione religiosa, diciamo, quindi venivi a nutrirti della musica che noi amavamo e poi magari a provare, se ci eri portato, se eri anche un po' fortunato, provare anche a farla tu, a riprodurla in qualche modo, o a ispirarti. Quindi diciamo venivamo nei negozi di dischi appunto per avere un polso della situazione, per nutrirci di suoni che provenivano soprattutto da oltremanica, dall'Inghilterra. Non avevamo molti soldi, almeno penso, no? Non è che potevamo comprare tanto, ne compravi uno. Venivamo qui con la top 10 dei 10 dischi, li ascoltavamo tutti e poi ne sceglievamo uno, se andava bene, insomma. E poi io feci una scelta anche esistenziale, scelsi proprio di provare a gestire un negozio di dischi proprio qui vicino a via Petrapiana, Ira Record Store, che mise anche a dura prova la pazienza e forse anche le finanze dell'etichetta, perché il negozio non andava benissimo. Però fu un'esperienza formativa per me. Gestivo un negozio, in più facevo il musicista, provavo, quindi vivevo nella musica 24 ore su 24, poi intervenne la Neuro e mi disse ferma. Il bello di questi negozi è che oltre che i CD e i vinili originali c'erano i bootleg. I bootleg erano quei dischi non ufficiali o comunque non stampati dalle case madri, che testimoniavano comunque l'espressività di una band anche al di fuori dei canali ufficiali. Per dire, i Sex Pistols sono la band al mondo che ha fatto un solo album e ha fatto la storia della musica. Quel disco lì suona da paura ancora oggi perché fu prodotto estremamente bene. Quando però tu trovavi bootleg dei Sex Pistols, allora sentivi come suonavano davvero dal vivo e quindi ti confortavi un po' e dicevi ok, ce la posso fare pure io. Fu un passaggio, il 76-77, importante perché i grandi mostri, diciamo, della musica prog in quel momento lì avevano un momento di stanca notevole. I Pink Floyd fecero un album noiosissimo come Animals, credo che Peter Gabriel stesse uscendo da Genesis per fare i suoi primi lavori da solista, e questa nuova ondata di energia assolutamente inedita nella storia della musica mi ha e ci ha coinvolti in pieno. Le illuminazioni furono Marky Moon dei Television, un disco che appunto mi ha segnato, mi ha cambiato la vita, perché
che era una sorta di crocevia tra esperienze culturali che stavo vivendo al liceo, i poeti maledetti francesi, Tom Verlaine, Paul Verlaine. Poi c'era la psichedelia nella loro musica e i suoni delle chitarre che, senza essere virtuosi, però erano originali, particolari, avevano un modo di suonare particolare. E anche a livello estetico, la foto con Tom Verlaine che tiene le mani, che si vedono delle vene molto rilevate, in un senso un po' di gioventù malsana, che anche un po' sinonimo di essere malsani, no? Insomma, ci giocava anche un po' a fare i maledetti. Mi prese un po', diciamo, tutti i sensi. Ecco, il punk, secondo me, doveva essere un anno zero nuovo della vita. E quindi anche con le abitudini, cioè chi si faceva un cannone era un fricchettone e quindi non era punk. Noi punk ci si beveva le birre, ci si ubriacava capelli corti, ritti in testa, il più possibile, per quanto ci consentissero le famiglie di farlo, perché naturalmente si viveva, e tuttora è oggi Firenze, è una città estremamente piccola, borghese e di vita molto ristretto, però diciamo che questa nostra voglia di raccontarci, di farci sentire vivi, no? Ha contribuito molto a spingerci in maniera creativa a scrivere. Federico mi dette la prima mossa per suonare con Mugnones, la mia prima band, dal fiume Torrente Mugnone, che in realtà era più che un fiume, era una fogna. E siccome lo spirito era quello del punk, mi sembrava perfettamente in linea con quello che volevamo fare. Cercavo di suonare da qualche parte, dicevo, non so dove andare, quindi dicevo, oh, guarda, sono quel piccolo Bencini. E loro ti danno la sala della tombola. E dicevo, wow, la sala della tombola. E l'8 marzo dell'80, festa della donna, disse, mi sembra la data più giusta per inaugurare la mia esperienza su un palco. Disse al vecchino, al gestore, ma posso unire i tavoli? Perché io non posso suonare senza un palco, scusate, cioè mi sto a fanculo così da un anno in sala prove, mi sanguinano le orecchie e non salgo su un palco. Stiamo scherzando, bellissimo. Disse, va bene, fate che vi pare, però dopo, per le 6:30, adesso è tutto pronto perché c'è la tombola. Io vado da 28 anni dallo psicologo, ma con te potrei risparmiare un sacco di soldi, stai facendo proprio risalire all'infanzia. Ora, io grosso modo, ma non so se Piero c'ha sempre voglia di parlare, ha fatto le cose così poi strepitose, così grandi, ti sei aperto un mondo, ti tocca stare qui a parlare di un stroke. O dei CFS. Peggio ancora. Vai, parliamo. No, CFS, tre amici del liceo, Cicchi, Fiumani, Susini, qualche concerto anche noi per i compagni di classe, poi dopo i più motivati, io e il batterista andiamo avanti, formammo il diaframma col fratello del batterista, e i primi concerti, uno in particolare lo facemmo insieme a Mugnones Rock in piazza Santo Spirito, e c'è un sacco di gente. E lì un po', secondo me, subimmo l'ostracismo dei fricchettoni di Piazza Santo Spirito. Esatto. Che ruppero i coglioni orrendamente. Sì, mi ricordo benissimo che c'era questo sguardo di diffidenza, anche un po' di sfida. Le magari incuriosite, interessate. E allora io citai fricantoni e dissi, siete un pubblico di merda. I'm bored. I'm the chairman of the board. Nell'80, diciamo, il punk, per come io l'avevo conosciuto qui dalla estrema provincia dell'impero, era in decadenza. Cercai di rivivere il punk nella zona centrale di Londra, a King's Road, piuttosto che al Marquis. Fui cacciato due volte dal Marquis perché facevo troppo hip hop, e quindi tutto questo ha comportato una grande delusione su quello che poteva essere punk. Ci eravamo lasciati anche la nostra adolescenza. Certamente. È chiaro, insomma, che nell'adolescenza cambia il mondo attorno a noi, cambiamo anche noi. Esatto. Hai un significato nel 77, nell'82, nel 90, nel 2000 non ce l'hai. L'importante è mantenere lo spirito, no? Credo, che si evolve. Noi quindi abbiamo assorbito un po' il post-punk, il Bauhaus, Joy Division, queste cose. Il film, mi ricordo che erano tutti acculturati musicalmente, come un mix anche abbastanza poi esplosivo. Piero, che era invece la furia iconoclasta del punk, insomma, no? Comunque che anche a livello, diciamo, estetico, visivo, si notava immediatamente. Quindi questo connubio di forze così poteva o implodere o esplodere. Insomma, loro esplosero, insomma, nel senso che comunque avevano un sacco di riferimenti.
periodo 83-88, proprio la scena fiorentina ha avuto tantissime espressioni e tantissimi dischi che sono rimasti, insomma qui dentro ce ne sono tanti dei dischi di quel periodo, che mi fa molto piacere. Era un periodo di assoluta libertà creativa, direi. Ingenuità. Non avevamo proprio nessun tipo di... Sarebbe anche bello da recuperare l'ingenuità, noi la avevamo, insomma. Sì, non avevamo nessuna velleità di mercato commerciale. Semplicemente avevamo bisogno di esprimere. E questa è stata sicuramente una delle grandi forze della New Wave fiorentina. Noi abbiamo esordito prima, noi dicembre 84, loro marzo 85, febbraio-marzo 85. Dunque i nostri soldi furono questi, che uscì il disco, quindi per qualche mese noi eravamo contenti come Pasqua, insomma. E così. Poi dopo uscì Desaparecido, mi ricordo la proporzione era che loro vendevano tre volte più di noi, per noi tipo 6.000, loro 18.000. Che invece faceva girare le palle, perché pur riconoscendo il valore degli avversari, c'era una sana rivalità, insomma, poi mi ricordo andavamo a Lira, c'era sempre questa fila, il FIBA Live, boh, una scarica di date, non... 3, 4, 30, ma è vero. Facevo parte di questa etichetta, la IRA, come socio, e mi ritrovavo ad andare tipo a Roma, a Milano, a parlare io stesso con i distributori, con il pacchetto di Desaparecido, Siberia, cataloghi Shukera, Isukera, la prima compilation dell'IRA, e dire questa è la musica che spaccherà, cioè io facevo anche marketing, capito, in qualche modo. E qualcuno di questi distributori che esiste ancora se lo ricorda, ma ti ricordi quella volta? Me lo ricordo, sì, cazzo. Ci piaceva quello che facevamo, cioè ci piaceva suonare, per pur di suonare abbiamo fatto qualunque cosa. E credo che abbiamo fatto noi qualunque cosa. Per di suonare, e lo facevamo perché... anche a gratis praticamente, sì, perché gratis. In quegli anni noi facevamo questi tournée che duravano un mese e mezzo, due mesi in Francia e tornavamo a casa con i soldi di niente. Con cui eravamo partiti, si andava bene. Sì, esatto, in si andava bene, si tornava sì. È la gavetta, e quella gavetta si fa. Se ci credi, si fa fino in fondo. Ma noi ragazzi, si stava in Italia. In Inghilterra, se fai rock, hai delle ambizioni, arrivi in alto. Lì è una cosa culturale il rock, qui l'abbiamo inventato noi. Parlavamo una lingua, cioè, canti in italiano, sei un cretino. Siamo stati dei rivoluzionari, per esempio quello che poi hanno raccolto in seguito Marlene Kunz, Verdena, noi l'abbiamo iniziato, eravamo nella fase pioneristica, insomma, ecco, cioè abbiamo iniziato, abbiamo costruito qualcosa dal nulla. Questa canzone tendevo a descrivere il freddo interiore che si prova intorno a un'età così fragile anche, se vogliamo. Da una parte sei forte a 20 anni, ma dall'altro sei molto fragile per tutte le incertezze del futuro. Non sai cosa sarà di te, cosa fare della tua vita. E quindi ecco, questa Siberia io la sentivo particolarmente, perché sono sempre stato un tipo molto triste, molto solitario, quindi una sorta di Siberia interiore. Il ghiaccio si confonde con il cielo, con gli occhi, quando il buio
si avvicina. Vorrei rapire il freddo in un giorno di sole che potrebbe tornare in un attimo solo. Avevo alcuni riferimenti culturali abbastanza forti, avevo letto Ceco, Maledetti francesi, e quindi Sibera era un po', diciamo, racchiudeva un po' tutte queste influenze, anche magari il modo di conto. Fu come una sorta di messaggio nella bottiglia che con questo disco lanciai nel mare della discografia italiana. Devo dire che mi tornarono anche indietro alcune lettere di persone che si erano riconosciute, degli sfigati come me che si erano riconosciuti in un periodo così in una situazione esistenziale. Infatti ho le cestinate, cioè questo è uno sfigato e peggio di me che non mi serve a niente. I nostri occhi impauriti nelle stanze gelate al chiarore del petrolio bruciato. E oltre il muro il silenzio, oltre il muro solo ghiaccio e silenzio. Per i turisti l'ho fatto bene io, siamo stati migliori a livello esistenziale. Quindi io cercavo della gente diversa da me. Guerra! Aria vuota nelle strade. Sociali sono stati un grande motore della mia scrittura. Io ho avuto questa esperienza forte da piccolissimo, che mio nonno aveva combattuto nella prima grande guerra. Era uno dei ragazzi del 99, era andato sulla Marra a combattere a 18 anni, e quindi lui da adolescente aveva vissuto in prima persona gli orrori di una guerra. Tutto quello che può succedere in una trincea, quando vivi come un topo in una gabbia dentro una trincea. Ecco, lui quando ero piccolo mi raccontava di queste sue esperienze, e io da allora ho uno scopo nella vita, quello di schierarmi sempre contro qualsiasi tipo di soluzione violenta ai problemi. È buona! È buona! È buona! In ogni album c'è un riferimento alla guerra. Io continuerò sempre a schierarmi contro le armi, perché poi io sono anche obiettore di coscienza. Secondo me la diplomazia e i servizi segreti dovrebbero fare il loro lavoro pulito, non sporco. È stato un vero fermento, una vera rivoluzione culturale, quella di Firenze degli anni 80, non solo nella musica, ma anche nella moda, nel teatro, insomma Firenze era poi il centro dell'attenzione, come giusto e fisiologico che sia, poi dopo non è successo più niente in tal senso, ma ripeto, non è nemmeno un male, anche perché poi noi ci siamo sempre, per cui quindi non abbiamo dei problemi a continuare. Parte dei soldi li spesi in assoluta allegria, quella stessa con cui li avevo guadagnati. Ci voleva del fegato per ammettere che come erano entrati così erano usciti. Bene, Firenze, siamo stati tranquilli adesso. No, a me personalmente dispiace. Sì, perché secondo me si è persa una grande occasione. Si è persa una grande occasione di far sì che Firenze, dopo gli anni 80 e anche gli anni 90, perché anche negli anni 90 c'è stato un fermento molto forte grazie ai centri sociali, Firenze potesse continuare a produrre più cultura e più opportunità. E questo credo che dipenda un po' dal fatto che si è sfibrato un po' tutto, anche il mondo della musica. Ci sono tante piccole realtà, ma molto scollegate tra di loro. Ecco, non c'è più un grande filo conduttore. Nessun senso di colpa non è importante per me. Uno stare in pensiero è solo un finto cuore. Mancano i personaggi del carisma di Piero, cioè persone speciali. Ci scambiamo energie speciali.
però che in realtà al di là si può disquisire quanto ti pare, è carisma e talento. Se ce l'hai, bene, se no vai da un'altra parte. Come nel calcio in Serie A, ti aspetti di vedere le grandi giocate dei fuoriclasse. Se c'è il fuoriclasse, bene, altrimenti si fa tattica e tecnicismi abbastanza nulla. Quale bellezza, ci può salvare solo la purezza. A me quello che manca adesso a Firenze, per esempio, è di uscire la sera a dire vuoi vedere qualcuno speciale. Quelli che sono adesso mi annoiano, sono o come me o peggio di me, cosa me ne importa, me ne sto a casa. Invece mi ricordo negli anni 80, no, è vero, invece negli anni 80 a Firenze se uscivi la sera vedevi qualcuno che era diverso da te, era speciale, e uno deve cercare le emozioni, le cerchi ovunque, no? E quindi nella musica, in quegli anni a Firenze ci sono delle cose emozionanti. Se non ci sono le emozioni stai a casa. Voglio entrare di notte nel blu di una piscina. Sentendo sulle spalle il ciclamino di ogni amore nuovo. È una canzone che abbiamo scritto insieme dopo tanti anni, che ci dicevamo già dagli anni zero, si diceva dai facciamo un pezzo, dai facciamo. Questo era il momento buono per farlo, ora o mai più. L'abbiamo scritto intorno a novembre del 2014, sì. Quel pezzo, e poi con varie revisioni del per testo. Per lui è l'inizio di un nuovo amore, per me è la fine di un amore. Quindi incredibilmente riescono a convivere queste due. Se perdo del sangue forse qualcosa si formerà. Se piscio nell'acqua forse qualcosa si scalderà. La presenza dell'acqua nella canzone è nata proprio dall'idea di Federico e io l'ho associata subito chiaramente alla figura femminile, perché l'acqua è il mondo femminile per eccellenza, e quindi ci sono sicuramente tanti intrecci anche di vissuto personale all'interno della canzone che affiorano e che in qualche modo si sono ritrovati a convivere con questa... Scambio di minuti in questi sei minuti, sì. Muovendoci in una dimensione conscia e inconscia, secondo me. Esatto. Abbiamo sì, dato sì, un po' spazio al sogno, alla dimensione onirica e anche, se vogliamo, surreale, quindi lasciarsi andare in qualcosa che non sai dove ti porterà. A fare buchi nell'acqua. Come uno suono per capire perché suono, amo per capire perché amo, no? C'è comunque un dico, sono più di 30 anni che faccio un gioco in acqua, no? Perché ci provo. Come una funzione tremenda, insomma, quella che è l'innamoramento, insomma, perché comunque è una catastrofe innamorarsi, no? Perché quando uno non è innamorato le cose vanno tranquille, quando uno si innamora è una catastrofe rispetto a quello che è vissuto prima, diceva Moravia, quindi evidentemente vero. O viceversa. Cioè che è la catastrofe quando uno fa esatto, e potrebbe anche essere è una sfida da pazzi tendere la mano senza venir scottato. Quindi diciamo una canzone che pone delle domande ma non dà delle risposte, è un mi libro sembra, aperto, è un indivenire, è una canzone, mi sembra una grande è indivenire, frase, no? Esatto. La solo di chitarra non fa che complicare ulteriormente le cose, con i padroni, l'anarchia pura. Io penso che la nostra collaborazione, la nostra amicizia non finirà mai, insomma, ma la collaborazione proprio effettiva alla musica. Abbiamo stabilito una deadline a 100.000 copie vendute, sicuramente ci oltre sarà... Oltre le 100.000 scatta l'album. Scatta l'album. Scatta l'album. Dai 100.000 a 50.000 probabile. Ne parliamo. Valuteremo, ne parliamo. Sentiamo che i consigli ci stanno. Sì. E sotto 50.000... Sotto i 50.000... Il fallimento che continueremo a fare concerti. Continueremo a fare sicuramente. Battimi sto 5. Ciao. Scusa.
tiriamo dei vinili per strada. Sentiamo che dice Gian Piero. Da un euro glieli pago, 10 vinili. Come le grandi rock star, che fanno danni, distruggono. Cioè, casomai ci portiamo per strada, ci portiamo tipo Nevermind. Che ci siamo fregati di dischi, magari. A Novara venerdì, col sabato venerdì. Amico mio, che bella la terra da quassù. Amico mio, il mondo sorride insieme a te. Peccato che l'effetto svanisce e se ne va. Ma spero che presto anche lui ritornerà. Da me, da me.